tanti segmenti. Ce la facciamo qua sotto così non disturbiamo la nostra, il nostro piano di lavoro, possiamo richiamarlo. Quindi da 1 duplichiamo un pochettino, ne facciamo tanti, altro trascino copio per fare prima, voi mi direte ma forse qualcuno già lo sa, però questa lezione serve anche per apprendere nuovi strumenti e nuovi metodi di Illustrator, appunto per fare i vostri elaborati. Quindi ne ho fatti abbastanza, poi vediamo se dobbiamo eliminarli. Una volta che ci sono tutte, sono tutti questi elementi, li seleziono, tanto le allineo orizzontali. Ok, vediamo un elemento che poi vediamo quello che è in eccesso lo andiamo a togliere. Do una distribuzione uguale per tutti. Allineo con un oggetto chiave, uno qualsiasi, questo che ho selezionato, questo qua va benissimo. Gli do un valore, 1 mm. E faccio, distribuisco in maniera orizzontale lo spazio. Come potete notare, sono tutti a equa distanza. Sono troppi, però per farvi capire un attimino una delle tante potenzialità di questo software. Allora, una volta fatto questo, io posso benissimo prendermi quelli che mi servono. Faccio così, tasto destro, raggruppo, me lo porto sopra, mi do un'inclinazione di 30 gradi, e la voglio dare io di 30. Ok, allungo un pochettino. Lo faccio rientrare. Ok, perfetto. Una volta fatto questo, intanto seleziono entrambi. Faccio scomponi, così posso eliminare elementi che fuoriescono. A questi io vado ad aggiungere un altro rettangolo, la parte sottostante, voglio che sia uguale come sfumatura. Eccolo qua, ce l'ha preso. E questo qua ora ce lo portiamo sotto. Facciamo così che facciamo prima, ragazzi, se no usciamo pazzi. Ctrl X. Restringiamo questo livello nuovo, molto sotto. Ctrl V. Così ce l'abbiamo sottostante. Noi andiamo a fare un effetto fusione. Praticamente questi segmenti che ho fatto li vado a rendere con la trasparenza. Eccola qua, non la trovavo. Quindi possiamo andare anche a 30. Poi vediamo se. E diamo un effetto, una fusione colore. Ok, perché non deve essere tanto invadente. Torniamo al discorso logotipo, quindi mettiamo quello che c'era prima. Metterei per il momento un rettangolo di base. Siamo sempre su graphic e foto, lo farei nero. Portiamolo nello stesso livello, lo portiamo giù, perfetto. Ogni tanto Ctrl S non fa male, salviamo sempre. Ok, darei di fondo
a questo logotipo, con gli angoli smussati, andrei a fare appunto questo riquadro. Metti in linea con la scritta graphic e foto. Anzi, lo porterei proprio giù. Lo mettiamo qua sotto. Ok. Tralasciando il discorso soggettivo, vediamo un attimino, può piacere o non può piacere. Intanto andiamo a prendere la metodologia e quello che possiamo fare con Illustrator. Grafiche e foto, mettiamo anche un nome. In questo caso metto il mio nome, utilizzerei una scritta, un font modifirma. Io adesso vado a duplicare il livello dello sfondo. Facciamo così, ci prendiamo questa parte, faccio Ctrl C, mi creo un altro livello, lo porto giù. Lo chiamo Visit Retro. Faccio Ctrl V. Mi sono comprato anche il ricostrato, questo non mi serve. Quindi, una volta che siamo sul retro, andiamo in posto tutte le scritte. Metterei di fondo anche in trasparenza, ma leggerissima trasparenza, vado a ricavare, a prendermi il logo, il monogramma. Quindi vado a fare Ctrl C, vado nel Visit Retro, Ctrl D e ho il mio monogramma. Che ne faccio di questo? Molto semplice. Lo ingrandisco, anche che fuoriesce perché lo sto utilizzando come text in questo caso. Gli do quell'effetto sfumatura anche a questo. Quindi provo un attimino un effetto di fusione. La tonalità potrebbe essere anche qui interessante. Potrei cambiare un attimino anche il colore, dare un effetto un pochettino più scuro, ma ricordiamoci che non deve essere tanto invadente, perché ora qui metteremo le scritte. Va bene così. Io qua posso intervenire anche con la gomma subito, faccio vedere come si fa con Alt, creo un'area e mi va a eliminare quello che non voglio che si veda. Perfetto. Cosa si mette in un bigliettino da visita sul retro? Ci vogliono i contatti, le info, la funzione è quella, poter ricontattare la persona. Andiamo a scrivere. Vizi. Mettere pure in grande, dai, ci sta. E fotografici. Qui sotto metterei semplicemente il sito internet. Allora,
come contatti mettere una via potrebbe essere anche utile, ma io sono del parere che ormai con il web siamo già rintracciabili. Mi metterei senza nemmeno senza il www, il classico www, metterei direttamente. Mettiamo un sito, mettiamo foto. S.com. Ok, voglio farvi capire appunto come poter fare e realizzare un bigliettino da visita in maniera molto tecnica. Mettere anche una mail di riferimento. Basta mettere una mail a dominio, quindi mettiamo info chiocciola photos.com. Photos lo farei anche più grande, mantenendo le stesse dimensioni. Della mail, così perfetto. Seleziono entrambi, facciamo la linea centrale. Oggi non ha più senso mettere nemmeno le iconcine, che sito, eccetera, perché ormai è tutto riconducibile. Quando c'è un'estensione .com si capisce che è un sito. Info chiocciola, c'è la chiocciola ovviamente, riferimento della mail, quindi non andiamo a scrivere né www né mail. La stessa cosa, vado a mettere il numero di telefono, posso mettere mobile o altro. Però qua sotto gli metto il numero di telefono. Facciamo sempre, io eviterei anche questo punto, manterrei un po' di distacco per avere una maggiore leggibilità e lettura del numero di telefono, senza fare i numeri attaccati. Questo è un consiglio che do sempre. E sotto gli mettiamo, CTRL S, sotto gli mettiamo semplicemente dei riferimenti ai riferimenti ai social. Qua ce l'ho due pronti, le seleziono entrambi, me li trascino di qua, sono vettorializzati. Ok, facciamo giustamente la dimensione, io li manterrei sempre neri. Potrebbe dar fastidio anche sotto l'effetto grafico, però io lo lascerei anche così, potrebbe andare bene. Questo non ci serve più. Io mi fermerei qui. Anzi, facciamo un'ultima cosa che non mi piace, non mi sta convincendo tanto, che poi uno può fare diverse prove colore, come ho detto prima. Andiamo un attimino a sfumare questo rettangolo. Io gli darei, andiamo col sì provvisorio, però gli mettiamo il bianco, total white, perfetto, radiale, e anche questo bianco, però bianco ovviamente al massimo della opacità, quindi 0%. Direi un attimino a bordo e questo lo aumenterei per avere lo stacco ancora più verso l'opacità. Potrebbe bastare. Va bene, alla prossima ragazzi.